Si è svolto domenica 25 febbraio presso l'Oratorio Salesiano di Salerno l'incontro La tavola degli oratori, cominciamo da Don Bosco, organizzato in sinergia dall'Ufficio Diocesano di Pastorale Giovanile, settore pastorale degli oratori, e dai Salesiani Don Bosco della nostra città. Serviva qualcuno che mettesse gli oratori della nostra diocesi intorno ad un tavolo, appunto la tavola degli oratori. Chi meglio di Don Bosco e così dai Salesiani, per capire che ragione, religione e amorevolezza, il trittico di Don Bosco ha un senso oggi, nell'oggi, nella storia, nella contemporaneità. Insegnare che il passo degli oratori deve essere un passo contemporaneo al tempo stesso con una disciplina, un orizzonte. È l'orizzonte di Don Bosco. Don Bosco che cerca il ragazzo, che direi lo studia, lo comprende e tira fuori quel fuoco di vita che poi deve illuminare la strada dell'adulto. L'oratorio esatto, si pone proprio come punto di partenza, ma si pone anche come cerniera, è proprio una cerniera tra la strada che diventa sempre più bisognosa di punti di riferimento e la Chiesa, che oggi è diventata molto più prossima. La Chiesa di Papa Francesco è una Chiesa prossima alla gente. Allora l'oratorio diventa, che dire, una casa che ha la porta aperta sulla strada per i giovani e il tetto scoperchiato per guardare il cielo. L'Arcivescovo di Salerno, Sua Eccellenza Monsignore Andrea Bellandi, nel presentare l'iniziativa durante i 9 minuti con l'Arcivescovo, la consueta video intervista dell'ultimo venerdì del mese, ha tenuto a sottolineare quanto siano stati importanti nel passato gli oratori e quanto si senta ora la necessità che riprendano vita, per quel bisogno che oggi i giovani hanno di incontrarsi e di avere occasioni di incontro e riflessione. Dare forza a questi luoghi educativi e di esperienza per i ragazzi diventa quindi di fondamentale importanza. Bene, siamo qui oggi con la pastorale diocesana degli oratori. Abbiamo pensato questo evento, la tavola degli oratori, grazie all'equipe formata da Don Luigi e dai ragazzi di Battipaglia. L'idea è quella di creare un tavolo degli oratori e, come dicevano giustamente quelli dell'equipe, perché non iniziare proprio da Don Bosco? Noi qui a Salerno ormai da 70 anni, Don Bosco ormai da 200 anni e più, stiamo portando avanti questa esperienza così significativa soprattutto per il territorio, per la chiesa, per i giovani che frequentano, le nostre zone. E oggi faremo proprio questo, cercheremo di presentare il metodo educativo di Don Bosco, lo faremo attraverso i giovani che hanno vissuto, lo vivono quotidianamente all'interno dell'oratorio. Ecco, è bello anche questa capacità, no, di mettersi in comunicazione, di vedere le ricchezze gli uni degli altri che cerchiamo di vivere in questo momento. E davvero che questo possa essere solo l'inizio di una bella rete che possa formarsi in tutta la nostra diocesi e poi anche della collaborazione, dell'arricchimento reciproco che può venire dai nostri giovani che vengono in questa. Questo incontro non è che un primo passo di un percorso che vedrà, tappa dopo tappa, coinvolti gli operatori di varie parrocchie della diocesi, a confrontarsi e condividere esperienze e idee per dar vita ad una rete di oratori sempre più attiva. Oggi in questa tavola faremo principalmente una conoscenza di quello che è il metodo educativo di Don Bosco, quindi dalla storia, il sistema preventivo, il criterio oratoriano, come Don Bosco viveva la relazione educativa e quanto è importante l'educazione nell'evangelizzazione e l'evangelizzazione nell'educazione.